in cui maturano le zucche. E infatti guardate che meraviglia che si è fatto nel mio orticello, si sono fatte delle belle zucche mantovane. Quindi ho pensato di proporre dei biscottini per cui andranno golosi sicuramente i nostri bambini, ma un pochino tutti. Dei biscottini che io andrò a fare a forma di zucca, quindi dei biscotti che io chiamo mini zucchette dolci, diciamo. E andiamo a vedere gli ingredienti. 400 g di farina 00, 100 g di amido di mais, sale fino, 140 g di zucchero, 2 tuorli d'uovo, 160 g di margarina, 400 g di zucca già pulita, una bustina di vanillina, mezza bustina di lievito vanigliato, una spolverata di cannella, qualche seme di zucca sgusciato per decorare. Allora, la prima cosa che facciamo... è volato un gatto! Mi sono spaventata! Vabbè. Allora, la prima cosa che facciamo, stavo dicendo, è andiamo a occuparci della nostra zucca. Quindi l'andremo a condire con un cucchiaio abbondante di zucchero che prendiamo da quelli che vi ho detto la dose. Diamo una mescolatina, appena appena, così. E lo copriamo con la pellicola per alimenti. Ecco. La andiamo a coprire per bene, quindi la lascio direttamente in questa ciotola di vetro. Per bene, e la mettiamo nel microonde per 10 minuti alla potenza massima. Allora, ho tolto la nostra zucca dal microonde, a proposito l'ho lasciata 15 minuti, altrimenti con 10 minuti era ancora troppo callosa, mentre con 15 minuti si cuoce alla perfezione. Nel frattempo che si raffredda la zucca, adesso iniziamo a preparare l'impasto. Quindi la prima cosa, mettiamo in una scodella lo zucchero, la margarina e andiamo a montarla con le fruste elettriche finché diventerà spumoso. Ok, adesso andiamo ad aggiungere la farina e poi l'amido che setacceremo un pochettino alla volta. Accendiamo il nostro sbattitore. Adesso gli aggiungiamo prima i tuorli e li amalgamiamo un pochettino. E poi, prima di aggiungere gli altri ingredienti, possiamo iniziare a togliere le fruste elettriche e fare questo lavoro a mano, perché vedete che sta assumendo una consistenza da pasta frolla, tipo. Non è pasta frolla, ma quasi. Gli diamo solo una giratina così per amalgamare bene l'uovo. Ecco, adesso andiamo a metterci l'amido. La vanillina. Una spolverata di cannella. Pizzichino poco poco di sale che aiuta la lievitazione e la nostra mezza bustina di lievito, solo metà, ecco, quella che rimane la chiudiamo, entro 2 giorni la usiamo per fare altro. Iniziamo a impastare. Ora che la zucca si è intiepidita, la andiamo a passare con un passaverdure oppure con un mixer, va bene. La polpa che scende sotto, vedete, la andremo poi ad amalgamare nel nostro impasto. Ecco qua, adesso la uniamo, così questa andrà a rendere morbido il nostro impasto e riusciremo a
lavorarlo meglio. Mi raccomando, la zucca deve essere praticamente a quest'ora fredda, tiepida quando l'andate a passare, fredda quando l'andate a mischiare agli altri ingredienti, e si impasta. Allora, adesso la andiamo a mettere coperta con una pellicola in frigo per una ventina di minuti. Allora, come vedete, ho foderato una carta, una teglia con carta da forno. Adesso andiamo a formare i nostri biscotti morbidi a forma di zucca. Quindi prendiamo dello sfago alimentare e ne tagliamo per ogni biscottino 3 pezzetti da circa 30 cm di diametro e li piazziamo in questo modo, incrociati, in modo che andremo a formare poi la nostra zucca con 6 spicchi. Poi prendiamo un pezzo di impasto, così, vedete? Grosso così, e lo andiamo a mettere proprio al centro del nostro spago, in questo modo. Iniziamo a legare. Facciamo il primo nodo, leggero, il nostro secondo nodo, sempre appena appena così, il nostro terzo nodo. Alla fine gli facciamo un piccolo fiocchetto, tagliamo lo spago in eccesso, lasciamo solo dei piccoli pezzettini che poi ci serviranno per andarlo a sciogliere, e mettiamo per decorare un semino di zucca qua in questo punto, in modo che dia l'effetto del torsolo della zucca. Lo andiamo a mettere in forno e poi li cuociamo a 180 gradi per circa 20 minuti. Allora, ecco sfornate le nostre zucchette dolci pronte. Io, come vedete, ho già tolto lo spago, vengono così. Quindi guardate, ci mettiamo piano piano e sciogliamo il nostro spago in questo modo finché lo togliamo completamente. Ecco, vedete come se ne viene a tutte le zucchette. Poi, se volete dare un colore un pochino più intenso di arancione, che somigli, diciamo, più alla zucca originale, potete aggiungere qualche goccia di colorante alimentare arancione, così magari sono anche più carini esteticamente. Io non ce l'avevo e non l'ho aggiunto, l'ho lasciato del colore naturale. Comunque, adesso sciogliamo tutti i biscottini e poi vediamo come sono alla fine. Ecco a voi le mini zucchette dolci. Ora vi auguro buon appetito a tutti. Ciao, alla prossima puntata.